Out in grosso e Pellacani non al meglio. Boben parte dalla panchina, Colombo costretto a rivisitare il reparto arretrato, terzino destro Saccani al debutto assoluto, Cancellotti centrale in coppia con Brosco, prima da titolare per Palmiero a centrocampo e per Colai in attacco nel tridente completato da Lescano e Cupone. Viterbese priva del solito del solo semenzato causa squalifica, sistema di gioco 3-4-2-1, debutta Rodio che dir si voglia, ex Fermana in prestito dalla Pro Vercelli, esterno di centrocampo a sinistra, a destra Gianmarco Nesta, nipote di Alessandro Nesta, una delle piacevoli sorprese della Viterbese, tra le linee Volpicelli e Mungo a ridosso di Marotta. Non è la Viterbese dello scorso campionato, nelle ultime 20 partite casalinghe di campionato soltanto due successi, lo scorso anno contro Siena e Gubbio, poi è arrivata la vittoria più importante ai playout contro la Fermana condannando i marchigiani, poi ripescati, la Fermana milita nel girone B del campionato di Serie C. L'arbitro, il signor Bordin della sezione di Bassano del Grappa, ecco qui le immagini, le fasi salienti della partita, una partita sporca, una partita fisica con tanti duelli. Inquadrato il tecnico Giacomo Filippi, passato da calciatore nel Teramo e nella Valle del Giovenco, c'è questa prima conclusione del numero 7 della formazione pescarese, vale a dire Colai, la palla viene bloccata in due tempi dal portiere Fumagalli, poi c'è questa transizione molto bella tra Volpicelli e Nesta, c'è la sterzata da parte del nipote d'arte, invito per Mungo che, scoordinato, forse scivola anche sul piede d'appoggio, il pallone termina alto sopra la traversa della porta difesa da Plizzari. Inquadrata la tifoseria della Viterbese, sono circa 200 i supporters biancazzurri, il calcio di punizione di Volpicelli e poi il sinistro al volo sulla respinta ad opera del numero 13 Ricci, uno dei tre centrali della squadra laziale. 39esimo minuto, sugli sviluppi di un calcio da fermo, l'imbeccata di Mora per Lescano, la parata del portiere Fumagalli, prima salva Mungo e poi Marotta sul successivo tap-in di un calciatore del Pescara. Negli ultimi 10 minuti del primo tempo il Pescara mette sotto la Viterbese e c'è questa invece questo salvataggio di Mora all'inizio del secondo tempo, è come un gol fatto sugli sviluppi di un calcio di punizione del solito Volpicelli, classe 92, come un gol fatto, dicevamo, Mora migliore in campo per distacco, poi regalerà il gol della vittoria alla squadra di Alberto Colombo. Colai sempre nel secondo tempo per Lescano che si libera per la prima volta al tiro all'altezza dei 16 metri, la palla sorvola la traversa della porta difesa dal quarantenne Fumagalli, classe 1982. 62esimo, la sassata di Volpicelli da distanza siderale, il riflesso di Plizzari che salva porta il risultato, il tiro era centrale sì, ma davvero un sinistro poderoso da parte dell'ex giocatore del Matelica. Lo scorso anno 14 gol con la Viterbese, 13 due anni fa con il Matelica, poi ancora un tentativo da parte della formazione laziale, fasi confuse di gioco in area di rigore pescarese e poi allontana la minaccia la squadra di Alberto Colombo. Sembra un momento propizio alla squadra di casa, invece c'è questo break a centrocampo entrato delle Monache al posto di Colai, il classe 2005 riceve lato corto dell'area di rigore, alza la testa, il servizio, l'assist per Mora che di giustezza infila il portiere della Viterbese Fumagalli, il secondo gol in campionato in 4 partite per il capitano della Pescara Luca Mora, ricordiamo e sottolineiamo ancora una volta il migliore per distacco, il classe 1988, ha fatto registrare un ottimo impatto sul match dopo un minuto, anzi era entrato da appena un minuto delle Monache al posto di Colai, punta il suo dirimpettaio, vale a dire il numero 13 Ricci, poi alza la testa, l'assist perfetto per Mora che di giustezza infila l'angolino basso alla sinistra del portiere Fumagalli, secondo gol, ripetiamo, in campionato per Luca Mora, il migliore per distacco, una sorta di allenatore in campo del Pescara dopo il salvataggio, tra l'altro come un gol fatto all'inizio del secondo tempo sulla linea, sugli sviluppi del calcio di punizione di Volpicelli deviato da un giocatore del Pescara. 6 minuti di recupero non sono sufficienti alla Viterbese, a Viterbo Pescara batte Viterbese 1-0, seconda vittoria esterna consecutiva, terza in 4 partite, e un Pescara che ha fame, un Pescara che ha tanta
concretezza e tanto pragmatismo.